Siamo con Mister Lupo. Mister, com'è la situazione dopo lo stop al campionato? Stazionaria, perché non si capisce bene quello che sta succedendo, ma io mi attengo a quelle che sono le disposizioni della società e del governo e siamo fermi. Siamo fermi, i ragazzi hanno un programma da noi dato per proseguire la preparazione, però è un handicap abbastanza importante perché eravamo in un momento buono, ma queste sono cose che passano in secondo ordine, mi preoccupa più quello che sta succedendo. L'umore dei ragazzi com'è? L'umore, finché ci siamo visti fino a ieri, è sempre stato ottimo perché loro è dal 29 di luglio che vanno avanti sia negli allenamenti che nella domenica in maniera molto, molto professionale. Sono molto contento di quello che è accaduto fino a qualche tempo fa. Mi dispiace per questa sosta, ma ti ripeto, sono un po' più preoccupato per quello che realmente è il problema di questo virus che ci sta non mettendo in ginocchio da un punto di vista calcistico, perché poi il calcio passa in secondo ordine, ma proprio da un punto di vista generale. Dal punto di vista fisico, i ragazzi continuano gli allenamenti oppure si sono fermati? È quello che ti ho detto, a me, la mia società, e poi te lo dirà anche l'onorevole, mi hanno dato la disposizione di fermarci perché purtroppo non c'è le condizioni per poter continuare ad allenarci. Io quello che mi auguro è che la regola valga per tutti, perché in questo momento qua è più importante la salute che tutto il resto. Sicuramente i ragazzi non saranno fermi perché hanno un programma che abbiamo mandato insieme a Matteo Fiani, Gianni Minori, il mio staff, però noi, ripeto, come Imperia mi è stato imposto di non fare allenamento perché vogliono rispettare le regole, vogliono stare a salvaguardia quello che è la salute di tutti quanti. Poi riprendere sarà dura però. Ok. No, ma non siamo fermi, non siamo fermi. Riprendere non. Qualcosa fate quindi? Sì, hanno un programma, i ragazzi hanno un Ok. programma per continuare, sicuramente fermi non lo sono, anche perché poi ho a che fare con dei ragazzi intelligenti, ci stiamo giocando talmente tanto che. Certo, non è la stessa cosa che fare allenamento, però se le disposizioni sono queste è giusto rispettarle. Io mi auguro solo che come le rispettiamo noi, le rispettino tutti gli altri. Se non ci sono i presupposti per poterlo fare, è giusto che si fermino anche gli altri. Comunque ora siete primi in classifica e la ripartenza sarà un'altra cosa comunque. Dal punto di vista psicologico diciamo che... No, si azzera tutto. Primi a un punto e secondi a un punto, lo stato d'animo. Certo, siamo più contenti, però dovremo cercare di fare più punti possibili, più vittorie possibili, perché sotto spingono, quindi cambia poco da un punto di vista proprio pratico, ecco. Infine, Mister Lupo ci crede a questa promozione? Certo. Ma Sempre più scherzi. convinto, quindi. Ma no, ma io ero convinto, ti faccio un esempio, tanto tempo fa, adesso non mi ricordo quanti mesi fa, 2 o 3 mesi fa. Abbiamo fatto un punto in 3 partite e io non ho ricevuto le telefonate da parte di nessuno, della società, di niente, mi hanno lasciato tranquillo e quindi io lavoro in una situazione di tranquillità e insieme ai ragazzi abbiamo a disposizione tanto per poter arrivare fino in fondo. E quindi lì mi sono accorto forse che ci possono essere presupposti per poter far bene fino alla fine, perché tu sai che Imperia è una piazza importante. Ha tante pressioni e in quel momento lì hanno denotato molta intelligenza. Tutti quanti nel non far drammi e sono stati ripagati perché adesso da un po' di tempo a questa parte siamo lì, siamo primi, dai. Grazie mister. Prego.